Tutti sono Simone Saxalto 94 e oggi per variare dalle solite canzoni fatte al saxalto tenore voglio farvi un tutorial sulla canzone bellissima di Annalisa al pianoforte, molto semplice, scritta da me ad orecchio, ma vediamo subito come funziona e soprattutto tutti possono suonarla, anche chi non conosce nulla di musica. Innanzitutto bisogna solamente sapere che il pianoforte è fatto da tasti bianchi, ovviamente neri. I tasti neri si dividono in due gruppi, il primo gruppo formato dai primi due tasti neri e poi c'è una parte, vedi, discontinua dove ci sono solo la parte bianca, quindi due tasti neri, spazio, tre tasti neri, spazio. La prima nota sotto al primo gruppo dei due tasti neri è Do. A noi servirà La, che si trova a due note sotto, Do, Si, La, quindi questa. E la canzone inizia così. Ovvero, questo tasto è quello dopo lo spazio che fa. Poi questo e questo. Quindi la do la do la do la do la la mi fa fa. Questo primo gruppetto di note, la do la do la do la do la la mi fa fa. Ok? Quindi la prima frase. Ovvero le note La, Do, Mi, Fa. La, Do, Mi, Fa. La, Do, Mi, Fa. La, Do, La, Do, La, Do, La, Do, La, La, Mi, Fa, Fa. Ok? Riguarda invece gli accordi con la mano destra, faremo solamente l'accordo all'inizio di Fa. Però questo Fa, Do, Fa. Senza la terza, quindi questo tasto, questo qua e questo. Quindi la mano destra farà. Poi invece la mano sinistra rimarrà ferma su questo Fa, Do, Fa. Ascoltiamo adesso il piccolo risultato. Quindi questa piccola battuta sembra semplice, lo è, però va ripetuta. Ovvero, rifacciamo rivedere. La do, la do, la do, la do, la la, mi fa, fa. Mentre la mano destra fa, do, fa. Ok, adesso vedremo solamente la seconda frase e il secondo accordo. Allora, la seconda frase è, dopo aver fatto questo, farà tarira rira 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 ra, tara ta, ira, ra. Quindi la do la do la do la do la la, mi fa mi re la. Invece la mano destra farà, sinistra scusate, fa, 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 fa quattro volte e poi re, re, la, re, re, re. Quindi, la, do, la, do, la, do, la, do, la, la, mi, fa, fa, la, do, la, do, la, do, la, do, la, la, mi, fa, mi, re, la. Mentre la mano destra. Parara riri rari rara rara rari rara riri rara rara. Quindi, mano sinistra quattro volte fa do fa, segnatevelo, e poi c'è re la do due volte la mano sinistra. Rivediamolo. È il secondo accordo, il primo è fa do fa ta ra 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 ri ra 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 ra,
rari ru rari rari ra 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 ra
do la la mi fa fa, la do la do la do la do la la mi fa mi re la. Ascoltiamo il risultato. Ok. Secondo me è la prima frase, poi fa. La seconda è più facile. Re mi fa, re mi fa, re mi fa, re mi fa, fa, fa. Mentre la mano sinistra si fa, si. Si fa, si, si fa, si. Quindi, mano sinistra, l'inizio fa, do, fa, quattro volte, segnatevelo. Poi re, la, re, due volte e si, fa, si, tre volte. Mano destra, la, do, la, do, la, do, la, la, mi, fa, fa, la, do, la, do, la, do, la, la, mi, fa, mi, re, la, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, fa, fa. Quindi la, do, la, lo farete con pollice e indice, mi fa fa, medio e anulare, quindi. Ancora. Medio, anulare, indice. Quindi. Poi, indice medio anulare. Mano sinistra, mignolo, indice, pollice. Fa, do, fa, quattro volte. Uno, due, tre, quattro. Poi, re, la, re, stessa cosa. Mignolo, indice, pollice, due volte. E poi si bemolle, fa, si bemolle, sempre mignolo, indice, pollice, due volte. Vi faccio risentire la mano destra. Mano sinistra. Il risultato sarà questo. Quindi semplice perché le note con la mano destra sono quattro note fatte in diversi ritmi, la, do, mi, fa, abbiamo detto pollice, indice, medio, anulare, la, do, mi, fa, la, do, la, do, la, do, la, do, la, la, mi, fa, fa, e la mano sinistra farà gli accordi fa, do, fa, re, la, re, si bemolle, fa, si bemolle. Scusate se sono stato così veloce, questo comunque era l'inizio di questo piccolo tutorial. Se vi piace questo tipo di contenuto, fatemelo sapere con un like, un'iscrizione e dei commenti, e se vi piace posso fare il proseguo o magari posso essere più specifico e più appunto posso andare più lentamente rispetto a questo video spiegandovi magari in particolare di più i tasti del pianoforte per orientarvi meglio in questa tipologia di pezzi. Ciao ragazzi!